i This all.

sera a tutti ragazzi e bentornati in live ma come va come state ciao a tutti ragazzi ok il microfono va buonasera a tutti e buonasera intanto grazie mille a Morgana per il rinnovo della sub per il tredicesimo mese grazie mille davvero ragazzi ciao a tutti che si racconta di bello fatemi vedere eh, ragazzi non ricordo che giorno è Dovrebbe essere mercoledì. Sì! Buon mercoledì a tutti ragazzi! Come la va? Come la va? Signori! Tanto vado a far così perché prima di cominciare con la terza puntata di MasterChef, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao e eh, soprattutto grazie mille so che vi sta piacendo tanto MasterChef, MasterChef, quel che lei è. Quindi grazie mille per il supporto ragazzi, sono felice che la serie vi sta piacendo. Ora, però, prima di cominciare, buonasera a tutti! Con la puntata ho ovviamente da farvi vedere una robetta. Eccoci qua, ragazzi. Ovviamente, ho fatto un video su YouTube ed è da oggi attivo il canale live. Finalmente è partito. Ho già caricato le prime due puntate di MasterSham e anche le prime 7 su 10 del Let's Play di Cresciamo Insieme. Questo perché, ragazzi, sul canale non posso ricaricare le maratoni, di conseguenza devo scaricare la maratona, prendere il pezzetto, la porzione dove abbiamo giocato e ricaricarla come episodio a sé stante. E poi ho messo anche l'anteprima di House Flipper. Quindi, ragazzi, adesso finalmente anche questa live di oggi, ovviamente la vedrete nei prossimi giorni caricata sul canale. Sono felicissimo perché me l'avete chiesto e soprattutto non perderemo più le prossime challenge, quello che creeremo, eccetera. Quindi. Sono davvero felice di aver cominciato il percorso del canale live. Quindi lo trovate sempre qui. Vi ricordo il link. Dovrei averlo anche qua probabilmente. Eccolo qua, ragazzi, il secondo canale. Se volete raggiungerlo. E quindi detto ciò, io toglierei questo. E andrei, beh, direttamente in partita, signori. Anzi, prima di far quello, però. Vado a togliere la musichetta. E direi, ragazzi, che si parte a bomba. Buonasera a tutti, con la terza puntata di MasterSham. Ci eravamo lasciati nella scorsa live con il presupposto di prenderci 5-10 minuti. Per utilizzare l'autonomia totale, questo è importante per vedere appunto se i nostri sim si inciuciano, flirtano, fanno delle cose. Quindi ci siamo lasciati qui dopo la puntata scorsa con i nostri sim, che come vedete, per fortuna, i giudici li abbiamo addestrati più o meno bene. Amico mio, potevi anche effettivamente buttarlo. Faccio io. In realtà, tutti stanno chiacchierando e oggi c'è la notte brava. Oh bello. Bello ragazzi, si parte a bomba, qua intanto ci sono tutti, ora chiacchierano fra loro, li teniamo un po' così perché ragazzi oggi dobbiamo determinare alcune robette, intanto qua qualcuno aveva anche cucinato, eh? Vabbè, li mettiamo in frigo, questi sono buoni. Diciamo ragazzi, dobbiamo determinare alcune robette. Uno, il terzo eliminato, vi ricordo nella, nel muro del pianto, nella bacheca del muro del pianto, che ci hanno lasciato già due sim. Ovvero Tina Polpet e Otello. Ragazzi, ci hanno lasciato. Ma ancora 18 concorrenti ci fanno compagnia. Quindi, in realtà, c'è tanto da vedere. E oggi, ovviamente, il terzo eliminato ci lascerà. Quindi, alle prime armi, certo. E quindi, in realtà, ragazzi, oggi vedremo la terza eliminazione. Sceglieremo insieme i capitani di brigata della prossima puntata. Perché la prossima puntata si rivà in esterna. Ma. Prima di far questo, noi zitti zitti, quatti quatti, beh, facciamo un po' GF style. Andiamo a vedere che succede. Ma sta guardando l'attuga? Chiedo per un amico, eh. Innamora Sim. Eh, ragazzi, l'attuga ha bisogno di, di tanto amore. Buonasera a tutti, intanto. Calamario sembra eliminato perché la faccia bianca e nera... Sì, beh, eh, sì, effettivamente eh, fa tanto le luci. Notare che stavano anche dormendo, al pigiamino, calamario e anche nell'Orava, eh? Guardate che alcuni vanno già a dormire, stanno anche dormendo. Il nostro Julien Le Cipolle senza il cappello, guardate, anche Norma, e soprattutto Guanciale, si vedono solo le guance anche quando dorme. E già da Parmi ha iniziato a cantare. Già da parmi sta cantando ragazzi Tutto bene ragazzi Buonasera a tutti Ma stanno festeggiando ma che bello Beh stanno festeggiando il fatto che si sono salvati Dalla scorsa puntata Vai a dargli torto signori eh? Vai a dargli torto a questi poveri ragazzi Sta cantando All'alba vincerò Vincerò è eh, più o meno un mix di robe eh, Ragazzi assolutamente Vedete, guarda Barbie. Eh, Barbie però con i giudici non me la racconta giusta. Barbie, Barbie non allargarti, eh, te lo dico. Esatto, perché adesso fidatevi che si ricomincia a bomba, a bomba, con le prove. Ora dobbiamo determinare i prossimi eliminati. Beh, c'è chi va in bagno. Devo dire che tutto va per il meglio, nessuno resta in balconata. Bene. Stanno tutti più o meno nei salottini. Eh? Parlano fra loro. Fanno. Acquisita l'abilità di ballo? Ma arancina, ma ciao. Ma che bello. Ciao, Giulia. Grazie per essere stata oh, con noi. God. Grazie, grazie. Ok, guardate un po'. Oh. Ah, guardate, Germana Zitta, zitta, quatta, quatta. Ma come mi è venuta in disabilie la nostra giudicella. Ah, ragazzi, eh. Anvedi. vedi. Non vedi, Germana Vedi un po'. Ah, eh. Ah. Visto, Germana? Cerca di distrarre i no. concorrenti. Eh, sì, sì, no. ma infatti, infatti, vedete? Tutti stanno andando via perché adesso è arrivato il momento di fare delle cose belle. Fatemi vedere un po'. Lui ha preso anche delle pietre miliari. Primo incendio, ok. No, voglio vedere un attimo le relazioni tra loro. Eh, voglio vedere se si è instaurato qualche flirtino o ce lo siamo persi. Al momento, no. Vuole mostrare le sue doti. Vuole mostrare le stelle Michelin, ragazzi. No, qua nessuno. No, non ci sono ancora amori nell'aria. Ma ci sta, ragazzi. Uh, invece sì. Oh, signori. Signori, è un antipasto di terra. Ragazzi, c'è già il primo antipasto. Fermi tutti. Fermi tutti. Vai qua. E vai qua. Ragazzi, è un abbinamento un po' strano, nel senso che in realtà no, è un buon abbinamento in cucina, eh. Però mai mi sarei immaginato di vedere Gonzola. che ha una tresca con Salamino. Ragazzi, Salamino e Gorgonzola è la morte sua, proprio, eh. È proprio una pericena notare guanciale. Ma questi due, ma cosa mi combinate? Complimentati per l'aspetto, la prima coppia di Master Masterchef! Giorgio Zola e Salamino. Cucurra, ah, cucurra, guardateli un po'. Guardate il flirt cucurra, che hanno. E lui proprio. Zibs, zibs, ah. flingle, Gingolo, dwe... Dwe... Un po' di piccante. Grobe, eh beh, Salamino è piccante, eh, ci sta. Grobe, ah. Bene bene Prima coppia, Fatevi vedere un po' gli altri Ovviamente lui ha una tresca con Giorgio Zola. Vediamo un po' DJ Steve Oh no Oh no E qua ragazzi c'è eh, vedete lui sta già con la canotta Ragazzi guardate È successo Una concorrente Ha piegato il giudice Signori, è successo, va contro il regolamento, eh. Tenete a mente anche questo, io non voglio fare favoritismi. Ma DJ Steve ha una mezza conoscenza con l'attuga, eh. È frigana perché è l'attuga. Ragazzi! Ah! Guardate un po' sta l'attuga che non è altra. Delia. Delia, niente. Lasagnetta, niente. Ah, signori, buonasera a tutti. vedi il giudice. Ciao Peppe, ciao a tutti. Arancina, Ravanello, niente. Lattuga, abbiamo detto. DJ Steve, ci sta comunque, eh? Lattuga, DJ Steve, si tiene leggera, niente. Vediamo un po'. Julien Le Cipolle, niente. Formaggino niente. San Daniele, ovviamente, sopra le parti, in tutti i sensi, niente. Lui con Giorgio Onzola, la Salunga Crescenzo nulla. Mario Cala, niente. E Barbibietola, niente. Vanno tutti d'accordo, stranamente. Però abbiamo già le prime due coppie. Guardate un po': Giorgio Onzola e Salamino. E poi una coppia un po' scoppiettante che non dovrebbe essere concessa. Ma purtroppo è così un giudice DJ Steve con la nostra lattuga. E eh, eh, eh. eh, a questo punto vediamo come si comporterà il nostro giudice con la prova. Perché ragazzi dobbiamo cominciare. Dobbiamo cominciare assolutamente e partiamo dalla fila davanti. Quindi chiamiamo Guanciale. Ragazzi, Guanciale in pigiama, comunque io ve lo dico. No, Guanciale, senti, abiti. Buon <ride> adesso togliamo l'autonomia. Eh? Parmigiada mi è diventata buon gustaia. Eh, vogliono vincere, vogliono vincere. Abiti, cambia abito. Ovviamente mettiamo l'abito quotidiano al nostro guanciale, Mortadelia. Ti prego, vai qui. Giorgio Onzola, Giorgio Onzola mi deve tornare un po' lucido, eh, perché capisco che è innamoratello, però non va bene. Già da Parmi è appena diventata Bongustaia, vediamo se metterà in atto le sue abilità. E Camomilla, Camomilla qua, perfetto, i primi 5 Sim li abbiamo. Ah no, aspettate, devo togliere prima l'autonomia, perché altrimenti non ci stanno, ci avete ragione, volevo farlo dopo, ma meglio farlo prima che passa la paura. Quindi abbiamo detto: guanciale, vai qui. Delia, vai qui. Giorgionzola, torna qui. Camomilla, che fai? Devi andare qui. Perfetto. E manca la nostra Giada. Eccola qui. Però guanciale dovrebbe venire da questa parte. Perfetto, ragazzi. Voleva dormire tra sette guanciali, assolutamente. Poi con la guancia che ha va anche bene. Ora però tutti gli altri, no? Dovrebbero levarsi. Tipo formaggino. Grazie, ma non sei giudice. Dobbiamo invece chiamare i giudici della puntata. Eccoli qua, vai qui. Vai qui, DJ Steve, ti prego. Dimenticati la grazie. Sarebbe bello. Ragazzi, trovate la seconda puntata sul canale live. Eccolo qua, la potete recuperare oh, sul canale live. Eh, lui ormai sì. Eh. Lui ha le farfalle nello stomaco. Lui ormai ha le farfalle sullo stomaco. Ti prego, levati le farfalle e mettiti degli abiti decenti. Grazie. DJ Steve, però a papà, grazie. <ride> e anche Germana. Germana, sei bella. Sei una bellissima Sim, lo sappiamo. Però cambia abito perché eh, sei in veste di giudice. Figuratevi, ragazzi. E se ne lattuga lui, eh lo so, vai qui. Ok, partiamo a gruppi di 5 ragazzi per determinare i migliori e i peggiori, come sempre. Vai qui, anche Gaviscon può andare qui. Abbiamo i primi 5 sim e cosa facciamo cucinare loro? Beh ragazzi, è arrivato il momento, abbiamo fatto dei primi, dei secondi, ma in realtà sappiamo tutti che questa serie è talmente brutta. Che siamo già arrivati alla frutta, e visto che siamo arrivati alla frutta, io cucinerei qualcosina, fatemi vedere livello 2, anzi facciamo così eh, vado a far così, livello 2 camomilla, già da parmi, vediamo un po', faccio prima a far così, livello 2 anche lei, Giorgio Onzola, livello 1, perfetto! Partiamo da lui, così almeno sappiamo che possiamo cucinare tutti lo stesso piatto. Dessert. Eh sì, ragazzi. Eh sì. È arrivato il momento di fare la torta. Vai, cominciamo. Lui, ovviamente, la farà per la sua dolce metà, Salamino. E parte, parte. Lui va in dispensa. Va a prendere la spesa. L'attuga sta un po' qua. In mezzo alle piante, così almeno pensa di nascondersi, soprattutto dall'imbarazzo, perché sta iniziando a girare negli studi di Mastersham il fatto che lei è una mezza tresca col giudice. Eh? Lo sanno i colleghi eh? e non approvano. Eh, io ve lo dico, Camomilla, anche te, ti prego, cucinami la torta bianca. Grazie. No, no, non hanno ancora mangiato Peppe. <ride> in realtà, no. Sì, lo faremo. Lo faremo nella seconda parte: nel pressure test, ragazzi, faremo qualcosa in cui tutti cucineranno qualcosa di diverso. Tranquilli. Pian pianino, ho già in mente un sacco di idee, anche per l'esterno. Quindi, nelle prossime puntate, vedrete. Brava, Giada, tocca a te. Giada, lei è ispirata. Eh? Io ve lo dico, ve lo dico: torta Bianca, anche per Giada. Vai pure. Giada, sei tutti noi. Eh sì, Ginio non l'abbiamo, ragazzi, eh. Notare... <ride> Ravanello. Ciao a tutti, ragazzi. Ravanello con questo colore molto, molto sobrio. Eh, intanto, Arancina frega cavoli di tutti. Ah, c'è Salamino che si guarda il, il, il canale culinario tanto per... Ma adesso tranquilli, che faremo tutti. Camomilla ha abbandonato il, il campo. Inforna la torta. Eh, perché inforna quella degli altri? No, no, e da loro si schivano in cucina Non mi farò domande Delia, senti, eh, ti chiedo anche te di cucinare la torta, grazie Perché lei sta infornando quella di Giorgio Onzola, Ragazzi, non so se è previsto dal regolamento, eh Vediamo un po' cosa succede Dovrebbero anche cominciare a uscire le prime torte. Eccola! Brava, lei viene qua. Camomilla, perfetto. Camomilla puoi anche stare qui visto che sei la prima ad aver finito. E infine Guanciale, ragazzi. Guanciale lo facciamo cucinare la torta bianca. Eh ma perché le ha rubate... Aspettate. Le ha rubate Camomilla, eh. Ma scusate, e allora sta qua cucina? No. Ok, anche Giada può stare qui. Camomilla può venire qui. E ma scusa, ma Giorgio Onzola. Ma la torta di Giorgio Onzola... Ciao Barbara, ma la torta di Giorgio Onzola dov'è? Devo farne un'altra. Ma lo faccio solo perché sei te Giorgio Onzola. Però non va bene. Cioè, nel senso... Vabbè... Li facciamo cucinare... Vai, vai, Giorgio Ora allora, è rimasto il mistero della torta di Giorgio Onzola Sparita nel nulla... Perché l'oro di default... Anche senza l'autonomia... Mettono in realtà... Ah, dite che ce l'ha nell'inventario... No, no... Forse nell'inventario di camomilla... No, perché gliel'ha rubata neanche... Perché l'oro di default, ragazzi... Vanno uh, direttamente a mettere uh, la torta in una superficie E la cosa che fa ridere In realtà è che è perfetto tutto ciò Perché vanno proprio nel tavolo dei giudici Però quello ragazzi non dipende da me È solo fortuna anche il fatto che Vadano qua a prendere gli ingredienti invece di qua È perfetto, sembra fatto apposta Ma è Giorgio Anzola a livello 2 Grazie, hai fatto due torte a volte capita che spariscono le torte, infatti, Barbara, probabilmente è quello. È anche guanciale, ha finito, allora manca solo Giorgio Onzola. Giorgio Onzola, ripeto, hai le farfalle nello stomaco, ma cerca di fartele anche passare, perché, ragazzi, abbiamo scoperto le prime due coppie eh, di Mastersham. Eh, io ve lo dico, ve lo dico, faccio un piccolo recall. Abbiamo scoperto una liaison all'inizio tra Giorgio Onzola e Salamino. Ma non solo, la cosa più grave per chi si è sintonizzato solo ora, ragazzi, è che anche un giudice ha iniziato una relazione clandestina. DJ Steve con Lattuga. Vedete che Lattuga si nasconde qua. Lei si nasconde in mezzo al verde per non farsi notare, ma perché è imbarazzata, perché, come ho detto prima, sta iniziando a girare la voce che lei è natresca col giudice. Eh sì, ragazzi. Capite? bravo vai pure qua a questo punto ah, scusate eh, posso metterle un po' più larghe tipo ok ok due. perfetto quindi questa è fatta da guanciale guanciale vai pure qui Giorgio Onzola ma come ah, aspettate facciamo così ok Allegro, ah, ogni volta che aumento i bisogni diventano allegri, eh, non so perché. Va bene, lei è Delia, Delia vai pure qui. Ottimo, ragazzi, primi cinque, vediamo un po' chi in teoria si salva, amori che sbocciano tra i fornelli che prendono fuoco, esatto, esatto, è piccante, Salamino piccante. Vero, ci avete ragione, li devo togliere tutti loro. Sì, aspettate che spengo la tv, ci avete ragione. Altrimenti non vale. Esatto, sono avvantaggiati. Concordo con voi, ragazzi, concordo con voi. Vediamo la prima manche. Partiamo da Camomilla. Normale, Giorgionzino. Eh, ci sta. No, no, ma ci avete ragione. Ah, Siorbetto, ragazzi, dov'è andato? Ha abbandonato il campo. Dov'è andato il giudice? È andato in bagno, perfetto. Dicevo, ragazzi. Normale, non sberluccica. Mentre già da Parmi, guardate un po', già da Parmi è eccellente. Quindi la metterei da questa parte. Mortadelia, eccellente. Lui, eccellente. Giorgio Onzola, ok. Esatto, sta diventando un mischione. Ed eccellente, Ali Guancia, ok allora a questo punto fermi tutti perché la nostra camomilla va tra i peggiori per ora eh? ve lo dico ve lo dico queste le mettiamo di nuovo al loro posto quindi Giorgionzola va qua Delia va qua e la nostra Giada va qua mentre quella di Camomilla va qua, stanno diventando bravini, ci avete ragione, vai qui intanto, anche te vai qui, guanciale a papà vai qui e anche la nostra simpatica Giada, vai qui. Mentre la nostra, lei è in castigo, lei sta guardando le verdure perché deve, deve tornare a essere all'altezza ragazzi. Te eh, sì, Peppe aiuto, aiuto lei in castigo la mettiamo qua sotto la balconata che aspetta il suo destino ragazzi e arriviamo agli altri cinque. quindi Barbie Bietola, Ravanello dove sta Ravanello eccolo San Daniele San Daniele ragazzi notare che dagli abiti normali a questi non cambia niente perché è vestito sempre uguale no aspetta però abiti cambia abito ti prego grazie ecco eh, lei vai qui Potrebbe aver uh, scoperto, eh <ride> Lasagnetta Fermi tutti E infine Calamario Ragazzi, Calamario che spero non mi combini guai, eh Che Calamario lo sapete come è fatto Che è sempre un combina guai Mentre lui cambia abito Mettiti... Eccolo qua Complimenti a Calamario per uh, il suo look Mi piace, è intraprendente No, ti prego Cambia abito che siamo durante la puntata, grazie. Ok. Sarà proprio Calamario a cominciare a cucinare, ragazzi, la torta bianca. Vediamo un po', quindi torta bianca. Esatto, lui fa tutto da solo, eh. Vediamo un po', lui va. Ok. Facciamo 5-5, ragazzi, così almeno è più facile. E vi ricordo che sta rischiando Camomilla perché la sua torta è normale. Quindi dobbiamo subito vedere i peggiori e poi soprattutto i migliori. Dobbiamo scegliere i capitani di brigata. Eh? Ve lo dico, ve lo dico. Ok, Calamario ha fatto, quindi posso chiedere alla lasagnetta di iniziare a cucinare. Eccolo. La Mario torna, torna alla postazione Notare che c'è anche Norma in pigiama Aspettate che pian piano li faccio ricambiare tutti eh? Appena li vedo con abiti strani Pian pianino li rimettiamo in ordine Buonasera a tutti ragazzi Benvenuti in live come va, come state Che si racconta di bello Buon mercoledì e buon 3 maggio ragazzi 3 maggio Maggio signori Porca miseria Aiuto Tanto sta tornando. Sì, perfetto. Può partire San Daniele, allora. Abbiamo ancora i pesci dell'altra volta, eh. Tenetelo a mente che possiamo fare una robetta poi, eh. Vedremo. Vedremo, vedremo. Vai, San Daniele, grazie. Eccolo che va, molto trasgri. Mi piace davvero il fatto che vadano qua, eh. Anche se lui per dire adesso, vedete, ha deciso di andare in quei frigoriferi, però... Molte volte vanno proprio nella dispensa a prendere il cibo e la cosa mi fa impazzire, è bellissimo. Ah! Calamario ha finito, è il primo che arriva davanti ai giudici, eh. E lui moltiplica i pani e i pesci nell'inventario, ci cioè avete ragione. Bravo Calamario. Mettiti pure qua. Non saprei se domani è lo Star Wars Day... tanto chiediamo a Nello Rava. Di cucinare. Ok. Ah, livello 3, eh? Tranquilli che adesso faremo fare qualcosa randomica a tutti, eh? Non solo lo stesso piatto. Qua dobbiamo un po' scremare, perché ragazzi sono 18. Quindi dobbiamo... Nella prima fase cercare di ridurre il numero per poi andare alle votazioni. Anche la sagnetta ha finito. Brava la papà. Vai pure qui, grazie. Ecco, eh, metto mari la torta qui. Vai pure qui. San Daniele arriva. Barbie, ovviamente Barbie eh, è ritardataria. Cucina. Mai come Otello, poraccio. Otello l'abbiamo sempre preso per ultimo. Ok, arriva San Daniele, San Daniele passa dal palco perché lui può, lui può, lui è una divinità comunque. Quindi San Daniele non passa come i comuni mortali da questa parte, passa dal palco. Vai San Daniele, sei qui. Ma Barbie si è persa in cucina. Uh, notare che ci sono anche dei bicchieri fermi. Perché ovviamente le mensole e dei pilastri fungono anche da... Da mensole, come giusto che sia. Ok Mettiamo Nello Rava a livello 2 Segue la luce Eccolo, bravo Nello Bravo Nello che arriva Bravo a papà, bravo te Anche, anche Nello, eh. comunque pensa di essere più furbo Io ve lo dico ragazzi, eh. io ve lo dico Quindi anche Nello va pure qua E manca solo Barbie Ci siamo, ci siamo eh, sono tanti 18, eh. Però, per fortuna stiamo comunque cercando di giostrarli bene. Spero vi piaccia, questa cosa. Cioè, pian piano riusciamo comunque a gestirli. Se anche sono tanti, più avanti si va, meno saranno. Più sarà facile, poi far tutto. Eccola qua, Barbie. Brava Barbie! Ciao a tutti, ragazzi. Eccola che arriva. Ottimo! E partiamo ovviamente da Calamario. Eccellente. Eccellente, 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 eccellente. Esatto, sono tutti eccellenti, ragazzi, in questo caso. Ma noi cerchiamo di determinare in realtà i peggiori per ora. Esatto, però sì, possiamo conoscerli anche meglio. Esatto, io poi non ho tutta questa fretta eh, di finire la serie, quindi sono contento. Ci apriamo con calma. Ah, a proposito, ragazzi, una cosa però che tengo a dirvi prima di continuare è che finita la scorsa live ho trovato un generatore di numeri con tot risultati. Quindi, d'ora in avanti, fare le brigate, ci mettiamo due secondi. Ci mettiamo due secondi Quello sono riuscito a renderlo molto più veloce Quello però ci teneva a dirvelo Però per altre cose No, sono contento di fare pian pianino Insomma, così almeno ci affezioniamo Anche a loro Sì, esatto Martina Adesso vediamo un po' come determinare La seconda gara Assolutamente, dobbiamo arrivare Ai migliori e ai peggiori Assolutamente Quindi facciamo Lasagnetta qui e Calama Calamario Calamarius è salvato, eh, io ve lo dico. Eh, ecco, qua intanto chiamiamo lei, chiamiamo Julien le Chipol, chiamiamo arancina. Chiamiamo lattuga che arriva tutta rossa, ragazzi, è diventata ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Lattuga in realtà è molto imbarazzata per la situazione che sta vivendo, eh, ve lo dico. Ve lo dico. Più che lattuga è radicchio. L'unica adesso è camomilla a rischio, eh. Esatto, esatto, è diventata radicchia. Esatto, signori. Esatto, esatto. Beh, ci siamo capiti. Allora, vai pure, cucina. Torta bianca. Che succede? Aggiornatemi. Terza puntata di Masterchef. Stiamo determinando i migliori e i peggiori. In realtà i peggiori... Perché effettivamente gli altri poi concorreranno, ragazzi. Per diventare capitani di brigata, eh. Quindi, in questa terza puntata abbiamo fatto un po' di relazioni sociali. Abbiamo scoperto due prime storie d'amore, ragazzi. Due prime relazioni. La prima è tra Giorgio Onzola e Salamino. La seconda, molto più grave: tra Lattuga e DJ Steve. Con il giudice. Quindi, io ve lo dico, eh. Ve lo dico. Io ti fo Daniele e Delia. Io sono con la soletta Ravonella, ma sono contento che abbiate i vostri beniamini, ragazzi. Mi fa piacerissimo questa cosa. Cioè, che vi stiate un po' affezionando anche allora ai concorrenti. Mi piace tanto. Allora, vai. Torta bianca. E che è. Giuliele Cipoll, senza il vestito, non si capiva che era lui. Guardatelo, adesso è proprio lui. Perfetto. <ride> Molto molto Vladislaus, se posso dirla tutta, eh? E fin tanto che lui va, io comincerei a chiedere anche all'ultima fila già di avvicinarsi. Così almeno siamo pronti per dopo, anche Crescenzo può venire qua, mm. oh. ah. Julien Remy? Esatto, esatto. Ok, lui ha fatto molto bene. Può partire Arancina, Arancina. Vediamo un po', eh. Dove sta? Comunque, aspetto lo spot di Digestive dove dice il mio bagno, il mio living, la mia cucina. E poi, però, in realtà l'hanno già scritturato per la seconda, Pepe. Se dovesse far successo, in realtà, il secondo spot sarà il mio bagno, il mio living, la mia cucina, la mia insalata. Io ve lo dico. Io ve lo dico perché adesso con lattuga si fanno le cose brutte. Ecco qua, Arancina che arriva, lattuga, parri del diavolo e spuntano. Le radici della lattuga, quindi andiamo a fare così. Vai, lattuga, non stare qua con le foglie in foglie, con le foglie in mano. Grazie. Vai, pur, guardala. La mia insalatiera. Esatto. Eccola, eh, guarda come cammina. E eh, grazie, eh, lo sai te perché. Eh. Eh, così siamo bravi tutti. E a questo punto chiedo anche a Formaggino di iniziare a cucinare, però. Eh. In teoria possiamo farlo più di uno alla volta perché abbiamo più frigoriferi, ma... Io ho sempre la paura che si intersecchino le interazioni, quindi lo faccio pian pianino. Eh sì, assolutamente. il cuore di ghiaccio, di iceberg. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok. Ma vedete che no! Uh, è successo quello che è successo a Giorgio Unzola! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, Julian. Le Chipolle. Però, dati una mossa. Gli hanno rubato la torta. Non ci voglio credere. Vai, vai pure. Ok, formaggino ha fatto. Ok, dai, stanno per finire. Non darmi corda. Ha infornato due torte insieme? No, il Tiriani ha infornato una e l'altra è sparita. Eh no, la Tuga ha delle difficoltà a cucinare. Riprendi torta bianca, grazie. Ok, eh. Julien la sta prendendo. Ah, ok. Anche Parmigiada ha finito. Perfetto, la cosa che mi piace è questa. Vai qui e vai pure qui, Arancina. Grazie, sei tutti noi. Cula Otello, anche perché non l'avete notato, ma anche parmigiada si era messa le mani nelle orecchie. Non l'ho notata questa cosa, però posso dire una cosa, ragazzi. Devo essere sincero. In realtà, per quanto riguarda l'illuminazione di Otello, l'altra volta, c'è stata una piccola differenza che non vi ho fatto vedere. Cioè, se la nostra Tina in realtà è andata dritta per dritta e sparita, in realtà Cula Otello ha fatto questo giro. È venuto fin qua e poi è sparito. È stato eliminato dal retro. Andiamo a cucinare, grazie. Uh, ma anche lattuga, ragazzi. Perfetto. No, arancina va qua, lattuga va qua. Eh è passato dal retro. Scusate. Ok. E chi manca? Eh. Julien può mettersi qua. Fatemi vedere chi non ha... Crescenzo, no? Ma formaggino a ah, papà. Ma che sei incagliato? Ragazzi, sei incagliato nella colonna il formaggino. Eh, succede. Succede. Succede ragazzi, lui è. E intanto grazie mille Peppe che regala un abbonamento a Is Linduccia. Grazie mille davvero Peppe, grazie davvero a tutti per il supporto. Quanti piatti ci siamo persi. Ma Formaggino non ha capito che doveva portarla qua la torta. Formaggino, allora, sei illegale. È parzialmente scremato, tipo. Sì, sì, ho visto, ho visto, ragazzi. Ho visto, ho visto. Non ha... Dai, perché non ha capito che doveva portarla qua, ragazzi? Eh, capita. Ok, terza manche. Vediamo un po' i risultati. Formaggino? E si è incagliato, sì sì ragazzi si è incagliato, saranno un problema, concordo È eccellente formaggino, eccellente julienne le cipolle Normale lattuga, lattuga papà, vai qui, vai qui lattuga dai, dai dai questo ti, ti insegna a farti una tresca col, con l'insegnante. Eh, arancina Normale, Arancina, eh. E Giada. Ah eh no, scusatemi, Nadia Nadia, eccellente. Nadia eccellente, Brava Nadia! Il mistero della torta azzurra, Perfetto. Cina Aran va qua, Lattuga va qua, Julien Le può tornare a posto e anche Formagino, ragazzi. Eh sì, 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 sì abbiamo tre concorrenti a rischio eliminazione. Eh. Appasserai in fretta se non studi. Eh sì, ragazzi. Ok, facciamo tornare le persone dove devono. Quindi qua ci fa lui. E formaggino, dove è andato lo sa solo lui, sulla mensola probabilmente. Probabilmente ragazzi, vediamo che fare delle torte, eh. Vediamo, vediamo. Tanto facciamo così, perché siamo arrivati agli ultimi tre sim. Ovvero, Crescenzolo. L'ottavo nano Crescenzolo Ecco qua che devi farmi la torta bianca Vai Crescenzo sei tutti noi Probabilmente sì, Metteremo i giudici a pulirle Poi Salamino flirtante. lui è piccante Salamino piccante io ve l'ho detto eh. Pensa solo a quello sto ragazzo Va bene che adesso ha il fidanzato Giorgio Onzola siamo tutti d'accordo Ma insomma è un po' troppo piccante Questo qua eh eh. ok. E ti prego, Norma, cucinami anche te la torta. Cucina. Torta. Perfetto. Eh, signori. Siamo già a 3 sim a rischio, eh. Vediamo un po'. Loro allora, intanto cucinano. Spero davvero non usino troppe volte la mensola. Spero sia solo formaggino che è stupido. Ma forse lo... non è stupido. In realtà... Essendo così tanto vicino alla superficie, ci sta che lui vada ad appoggiarla lì invece di portarla là. Ha senso. Per una questione di intelligenza del, del gioco, ecco. Divento come canavacciolo. Oh, vedete che Crescenzo ha capito tutto. Bravo, cresci. Nasce, cresce, corre Enzo. Grazie Enzo. Eh, ho già sbirciatino dalle... Dalle stelline, ragazzi, mi sa che è un eccellente. Anche Crescenzo, eh. Il biondino Riccio. Lui è formaggino. Gino forma. È lui, credo. Ti riferissi a lui. Vediamo un po'. Bravo. Anche Salamino ha portato tutto. Formaggino, ok. E Norma? Norma ha appena finito. Brava, Norma. No, in realtà è solo lui che ha problemi. Gli altri, seppur sono vicini, fanno le cose... Avete visto? Livello 4 di cucina. Salamino. Eh, ridi, ridi, ma... Eh, esatto. Vai pure qua, Norma, che vediamo un po' cosa succede. Par partiamo a questo punto da Crescenzo, ragazzi. E avevo notato. Crescenzo è eccellente. È eccellente Crescenzo, eh. Vai qui. Eh, invece lei. Normale, norma, ma tutte simmine. Ma dai! Cavolo. Sì, norma, tutte simmine. No, vabbè. <coughs> Vediamo un po', salamino. Sa che salamino piccante e furbo. È eccellente, è eccellente. Ragazzi, sarà una sfida tra simmine. Sembrano impunizie, sì, adesso le facciamo girare, tranquilli Aspettate, eh, facciamole voltare verso di noi Sono le Spice Girl Anzi, sembrano o le Winx O Sailor Moon Penso tutte di un colore diverso Beh, non importa eh, facciamo Norma E anche Arancina Beh, l'ha fatta nella Norma Esatto, esatto Cioè, ragione, pazzi Cioè, lei l'ha fatta un po' nella Norma O le Bratz le super Kick, eh, loro ovviamente non faranno la prova per i capitani di brigata, la faranno tutti gli altri. Quindi ti chiedo anche, Salamino, grazie, di venire qua. Ok, loro sono già pronti ai loro posti. E chiedo, visto che adesso tutti sanno, DJ Steve. Eh, zitto, zitto e 4-4. Vai qua e mi riponi tutte le torte. Le riponiamo. Anche Gavis con ragazzi, perché dopo una torta ci sta. Domandati se ne vale la pena. No, facciamo. Metti nell'inventario, in no. Facciamo. Altre scelte, riponi. E anche altre scelte, riponi. Lolli, voglio e dolly vero che sono carine adesso vedrete loro stanno qua sotto la balconata ad aspettare il loro destino eh? tanto i giudici si mettono a sistemare le torte ripeto il fatto che lo facciano i giudici a me fa sempre piegare perché è una cosa talmente ignorante che vabbè riponi riponi Germana grazie grazie di esistere eh Germana brava e anche gli altri però si Orbetto non è che stai qua a pettinare le aringhe grazie tutti dovete collaborare ecco qua riponi riponi e riponi La, una foto delle charlie's angels ci sta ci sta eccola signori momenti della puntata da immortalare le charlie's angels Perfetto, bravi. Hanno quasi finito con le torte. Più o meno. Gaviscon non ha fatto una mazza. Comunque, eh? ma che chiama a tavola? Lui vorrebbe mangiarsela la torta. Hai capito, Gaviscon? Eh? Ah, altro che: no, no, riponi, riponi. Vediamo un po' come si è messi con le torte. Ma viene al frugalite, de che. Ma no, si orbetto anche. Grazie. E anche DJ Steve che durante i viaggi dà uno sguardo alla Lattughina e eh? tutti parlano così. E, insomma, partono così. Sappiamo come va a finire. Eh? Sappiamo come va a finire. Si parte da una lattuga, poi ci metti la mozzarella, i pomodori, il tonno. E va a finire che insomma, non va bene. Io ve lo dico, eh. Ecco, abbiamo fatto tutto, molto bene. Torniamo qua sul palco. Diventa un'insalata. Eh, esatto, esatto. Eh, ragazzi. Non va bene. Si parte da poco, ma poi si va a finire malissimo. DJ Steve, grazie. Eccolo che arriva. E vai qui. E fine Gaviscon. E vai qui. Ora, ragazzi. Loro sono i migliori. Ma non i migliorissimi. Perché dobbiamo determinare appunto chi saranno i capitani di brigata e a questo punto io vorrei fare qualcosa di randomico. Come possiamo fare qualcosa di randomico su The Sims? Nel senso che se io vado a cliccare sulla barra della fame, probabilmente loro cucineranno. Esatto, esatto, anche un po' di parmigiano. Che lavoro il parmareggio, concordo, ragazzi, concordo. Dicevo, se io vado a cliccare sulla barra della fame, loro cucinano random. Il problema è che, avendo qualcosa in frigo, tipo 81 torte, in questo caso, io dovrei ovviamente far così. E cioè, dovrei fare qualcosa del genere, ragazzi. devo togliere tutto, selezionare tutto. In modo tale che non ci sia nulla da mangiare E a questo punto cliccando sulla barra della fame Loro sono per forza obbligati a cucinarsi qualcosa Proviamo? Proviamo a far così ragazzi? In modo tale che loro di loro sponte decidono cosa cucinare Quindi che so, un formaggio, torte, quello che vogliono Ok Non prendono un pasto veloce. Ok, cosa può andare storto? Eh, ragazzi, tante cose. Quindi, eh, per dire, ottima idea, sì, però qua c'è un altro problema. In quale cucina cucineranno? <ride> cioè, io se voglio che cucinino in questa cucina. Devo per eh no ragazzi, quello secondo me si può fare più avanti. Possiamo fare un inforna. Solo che c'è il rischio. Eh Cioè perché se io vado sul bisogno, no, del SIM, e vado a fare così, lei probabilmente andrà a cucinare, ma io non posso assegnare la cucina. Ravanello puzza. Ecco, in questo caso io potrei fare qualcosa del genere. Fermarla, se riesco, ok. E far così, ragazzi, un po' più macchinoso, ma secondo me funziona. Quindi. Anche lui possiamo far così. Uh, così ti, ti impari a fare quello che fanno gli altri. Allora, facciamo così. Lo dobbiamo fare uno alla volta. dobbiamo fare uno alla volta. Riprendi panino col pollo fritto. Ok. Chiedo a lui di cucinare. No, partecipa alla cucina. No, facciamo così. Tutti cucinano tutto. Facciamo così, ragazzi. Facciamolo una alla volta. Anche possiamo farlo col debug, però lì saremmo noi a decidere. Ecco, per dire... Giada ha finito. Eh, però se lo magna. Aspettate Ok Ok Devo fare così Eh per forza ragazzi Eccolo qua Dobbiamo indurli A far tutto Ecco in questo caso io vado a fare così Questo lo metto Ok dai è facile è facile Poteva andare peggio. Ok, e chiedo lui di cucinare tramezzino. Ok, no, lo facciamo uno alla volta. Dobbiamo solo ricordarci, ragazzi, eh, di bloccarli quando finiscono. Ecco, in questo caso lui lo tiene qua. Perfetto. Ok. Ah, anche si potrebbe fare anche così. Ma è fattibile anche così, ragazzi. Eh, non è troppo complicato. Loro allora, hanno fatto. Quindi vai qui. Vai qui. Adesso è il turno di Mortadelia. Ok. Ok, fermi. Per dire... Ho capito Martina, ho capito. Lei si è presa il pasto veloce. Cavoli suoi ragazzi, perché sarete voi a determinarlo? Eh, se loro prendono il pasto veloce, vuol dire che il loro pasto sarà un po' brutto. Chi cucina sarà premiato. Per dire Delia, in realtà in questo caso... Se la vedrà brutta. Perché? Perché, ragazzi, ovviamente. Eh, lei non ha cucinato. Vedremo, ragazzi, vedremo. Ok, lui sta finendo. Perfetto. Questo lo mettiamo qua. Ottimo. E loro hanno finito, dai! Dai, che ci stiamo sveltendo. Ok, dobbiamo solo capire un po' la tecnica, come sempre. Vai, Calamario. Allora, se lui mi fa un piatto a base di pesce, io rido. Ecco, no, non c'è bisogno. Anche lui, ragazzi. Anche lui, pasto pronto. Eh, Calamario non si smentisce. Eh. Vai qui. Eh, lo so ragazzi, ma è una questione di stringere i tempi. Ci avete ragione. Lì è tesa. Perché in realtà... Ok, lei sta cucinando lì, vabbè, fa niente. Poi lo spostiamo. Dicevo ragazzi, perché in realtà se noi scegliamo il tagliere dal debug effettivamente... Dicevo, se noi mettiamo il tagliere in ogni roba, forse effettivamente rende di più, ci avete ragione, San Daniele. Vediamo un po' cosa mi combina San Daniele. Ok. San Daniele cucina. Beh, si mettono qua al posto di norma per ora, va bene. Fermi anche lui il tramezzino, va bene. Per ora sì che sono troppi, però c'hai ragione Martina, dobbiamo determinare altri modi. Sono d'accordissimo. Ravanello, vai pure. Ecco, uh, anche lui sta cucinando. Eh, tenete a mente chi non ha cucinato, è penalizzato. Ok, anche lui va qua, perfetto. E ovviamente però Ravanello mi va qua. Barbie? Vai, Barbie, sei tutti noi. Cosa ci cucinerai di bello? Barbie cucina. Vedo delle uova, vedo delle uova, ragazzi. La frittata è fatta, io ve lo dico, eh. Uh, eh, però vedete che anche così più o meno c'è un po' di varietà. Dai, non è male. Vai qui. Formaggino, vai pure. Eh formaggino tu sei furbo O pensi di esserlo formaggino furbo T'abbiamo sgamato tutti Formaggino non ha voglia di cucinare ve lo dico Formaggino è un po' di volte Che in realtà non fa quello che deve eh. Vediamo un po' lui Giuliele Cipolle Giuliele Cipol cucina Francese signori, francese Non ha boccato la sfida Ok, anche lui va qui. E vai pure al tuo posto. Ok, Nadia. È arrivato il momento di Nadia. Vediamo un po'. Nadia cucina. Nadia cucina e cucina uh, quasi nella sua cucina. Peccato. Vediamo un po', Nadia. Ha messo il cerume, eh. Ragazzi, le ha fatto una semplice insalata, Nadia, ve lo dico, io avrei preferito una pasta, solo perché è carbo ma ci ha messo il cerume, tenete a mente anche questo, eh ragazzi. Salamino piccante, quindi lui probabilmente farà dei biscottini a forma di cuore, perché è flertante. Cavolo, no vi prego, se fa i biscottini a forma di cuore rido troppo. No, fa dei... Perfetto, non è così tanto innamorato. Quasi, lo è quasi. Vai pure qui. E infine Crescenzolo, l'ottavo nano. Vai, Crescenzolo. Buono, eh? Insalata e cerume. E lui va a cucinare. Beh, ci sta da Julien Le cipolle. Esatto, esatto. Oh, eh, Crescenzo, non voglio influenzare la vostra scelta. Ma lui ha fatto un pasto completo, eh? A differenza degli altri che hanno fatto una monoporzione, lui ha fatto. La pasta, ma soprattutto ha fatto una porzione multipla. Eh, ragazzi, eh, modifica i bisogni, ok, ci siamo, partiamo. Ovviamente, da lei, ecco qua. Ha variato, ah, aspettate, però no, aspettate. Non ditemi che sono tutti avariati. No, vi prego, dai. E ma come faccio? I primi sono avariati. Vabbè. Signori, nome del piatto: mezzo panino mangiato. Eccolo qua. Senti, i giudici dicono: ma che è sta a me? Vuoi che muoro? E niente... Eh, Germana dice... Senti, ma mi puoi... Presentare un panino... Un panino mangiucchiato? Eh no... Lei ha rischiato tanto... Ragazzi, tenete a mente che lei... È andata col panino mangiato... Vediamo... Qua ovviamente anche lui c'è... Il nostro tramezzino BLT... Vediamo quanto vale tipo... Aspettate. Eh, eh dobbiamo capire... Eh, guardatelo un po'. Entero-germana. Guardate che fa. Entero-germana dice, sì, ma che lei è una convention di cose morte patatine. Delia non ha cucinato, ragazzi. Oltre al fatto che non ha cucinato, quindi abbiamo un panino mangiato, un tramezzino avariato, ma soprattutto lei non ha cucinato, ragazzi. Tenetelo a mente, anzi metto quelli che non hanno cucinato qua. Vediamo un po' guanciale avariato, però vediamo un po' cos'è guanciale però almeno ha fatto qualcosa di diverso, ha fatto le patatine con salsa, adatto ai vegetariani e senza lattosio. Quindi in realtà guanciale, vedete, guanciale. Comunque si è un po', eh, esatto, poi rientro un germano. Diciamo almeno lui sia un po' distinto dagli altri, eh. Eh, morta Delia, non ve lo dico neanche. Non ha cucinato. Guanciale almeno ha fatto qualcosa di diverso. Vediamo un po' Barbie. Vediamo un po'. Sono ancora buoni? Sì, ok. Allora partiamo da Calamario. Calamario che non ha cucinato. Quindi le patatine sono avariate. Fermi, anche il calamario non ha cucinato. Lasagnetta. Normale, ragazzi. Normale. No, no, faccio prima a far così. Faccio prima a far così, ragazzi. San Daniele. Eccellente, signori. Forse è il primo che può concorrere a diventare capo brigata, eh, ve lo dico. Perché questo è normale. Poi, vediamo un po' Barbie, ragazzi. Facciamo così. Normale Barbie, però ha fatto uova strapazzate con pancetta. Vediamo un po' formaggino, Faccio così. Non ha cucinato. Crecher al formaggio non ha cucinato. Poi abbiamo invece eccellente, ragazzi, per Julien Le Cipolle. Eh, ragazzi, Julien Le Cipolle. Vediamo assolutamente Ravanello che ha fatto. Eccellente anche lui. Uova e toast. Perfetto. Vedete? Ok, Formaggino non ha cucinato. Ok, c'è cioè, Nadia. Vediamo un po' cosa ha fatto Nadia. Nadia ha fatto un'insalata normale. Un'insalata normale. Vediamo un po' Salamino che ha combinato. Eccellente il salamino. Ah, tramezzino mentre crescenzo eccellente ed è anche una porzione multipla quindi normale con cerume quindi in realtà i piatti eccellenti sono 1 2 3 e 4 ragazzi sono 4 i migliori e a questo punto io devo cominciare a preparare il sondaggio perché dovete tener conto di ciò che è successo. Eh? Quindi c'è Crescenzo, c'è Salamino, Salamino, San Daniele. <ride> Fa sempre ridere dirlo. E Ravanello U uh, 5 fermi, non ho visto il quinto Crescenzo Salamino Julienne Julienne. Perdonatemi, Julienne. Ok. A questo punto dobbiamo intanto scegliere chi vince la prova. Quindi ora cerchiamo di capire il sondaggio. Mi sa che può essere fino a 5, giusto? Sì, perfetto. Quindi ragazzi lo facciamo fermi tutti. Facciamo così. Nuovo sondaggio. Allora. Salamino. Adesso li scrivo così, eh, ragazzi. Ravanello e San Daniele perfetto, ragazzi avete 3 minuti per votare. E votare il migliore, ovviamente loro ragazzi ovviamente loro saranno salvi perché adesso dobbiamo andare a determinare i peggiori i peggiori ragazzi e a questo punto purtroppo va da sé che intanto che voi votate dobbiamo andare che devo mandare giustamente Mortadelia. devo mandare vai qui il nostro calamario Devo mandare qui il nostro formaggino. Eh sì, ragazzi. Mentre gli altri, seppur hanno fatto dei piatti meno buoni, almeno hanno cucinato. Ma loro tre sono incommentabili. Vedete che c'è già entro germana che va già a buttare tutto quello che ha variato. E a questo punto sono in ben 3 6, 7. I peggiori. Quindi questi sette ora si sfideranno per comprare... Probabilmente, aspettate, eh, devo comprare, ragazzi, per forza uno di questi. Dicevo. Esatto, esatto. loro sette dovranno adesso sfidarsi per determinare chi sarà il peggiore e soprattutto l'eliminato, ragazzi. Mentre adesso votate per chi sarà il capo brigata e nella prossima puntata o magari anche in questa eh, possiamo decidere magari i capi delle tre brigate. Problema? Ora noi abbiamo 18 Sim. Quando elimineremo uno saremo di nuovo a 17. Quindi anche qua c'è sempre il solito problema. Dobbiamo fare due squadre da 6 e una da 5, ragazzi, ve lo dico. Perché ogni volta che si elimina uno loro diventano dispari. È vero anche però che probabilmente poi dalla prossima puntata non saranno più tre le squadre ma saranno due colori, la blu e la rossa, eh, ve lo dico, ve lo dico. Però per la prossima puntata saranno ancora tre squadre. Eh? Questo sì. E magari il secondo peggiore sarà quello che andrà nella squadra più piccola. Quindi come la scorsa live, se ad esempio che so... Eliminiamo, esempio, lei e Arancina arriva seconda tra i peggiori, la squadra di Arancina sarà quella con meno membri. Quindi ricordiamoci che la squadra di Arancina... Sì, esatto, aspettate, mando qualcuno a svuotare il cestino. Sì. Facciamo così, ragazzi. Facciamo così. Intanto il sondaggio è quasi fatto. Lo determiniamo oggi, i capi delle tre brigate? Che dite? Che dite? Crescenzo, immaginavo, eh, ragazzi, meritatissimo, meritatissimo, eccellente porzione multipla. Sì, ragazzi, Crescenzo è il capo brigata, ma senza manco dir niente, cioè in realtà eh, era quasi scontato, ma era giusto che votavate voi, eh, era stragiusto. Quindi, ragazzi, sì, se lo meritava troppo. Crescenzo si sì, è davvero... Comportato molto, molto bene. Ha fatto una porzione multipla, eccellente. Insomma, GG per Crescenzo. Adesso vediamo che colore avrà. Piuttosto dobbiamo capire a questo punto come determinare gli altri 5. Andiamo a simpatia come l'altra volta. Sarebbe bello. Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in live. Crescenza era l'unico che aveva molta fame. Concordo, concordo. Intanto ripuliamo tutto. Perfetto. Si pulisci. È un peccato ripulire sta pasta che era perfetta, però la dobbiamo ripulire. Facciamo così a simpatia. Quindi i giudici tornano qua. Tutti e quattro. Molto bene. Anche entro Germana, grazie. E facciamo partire la catena. Per forza, ragazzi. Vediamo un po' chi saranno gli altri due capri. Capri. Capi Brigata. Tanto sta tornando intero Germana. Sì, perfetto. Mazza, ma è già. Vabbè, non importa. È già pieno anche quello. Dove sta Germana? È pure qui. Ce l'avevamo persa. Ok. A questo punto, Crescenzo sarà ovviamente raggiunto da Julien, Daniele, Ravanello e Salamino. Guardate, migliori, migliori tutti uomini, eh. Che, che strano. Intanto, però, eh, ti chiedo, amico mio te eh, non ci fai niente, vai pure qua. E a questo punto vediamo le relazioni. 8 voti. Vediamo le relazioni di Crescenzo. Allora Crescenzo ha un minimo d'amicizia con Daniele. Ok, Connello più o meno uguale con Mino più o meno uguale e con Julien più o meno uguale. No, ma infatti, Giorgio Onzola, ma che fai? Uh, ma hanno ancora i gruppi dall'altra volta, azioni solo il gruppo, ok. Buonasera a tutti intanto. Aveva Otello nel cuore, oh sì, beh, beh. per fortuna era nel cuore e non nel suo cognome, per fortuna. Vediamo un po', eh. Per dire Mino, fammi vedere. È molto legato a Daniele. Voglio vedere se c'è qualcuno che con Crescenzo ha una buona compatibilità. Perché in base a... o oh, nessuno. Non fa Julien. No. E Ravanello. Neanche. E eh no, allora ragazzi, facciamo così. Facciamo prima. Sentite me. Sentite me. Crescenzo è il primo. Gli altri quattro si sfideranno. E i primi due sicuramente saranno. E facciamo magari un sondaggio. Ok. Quindi, lui sta qua. Vado a chiedere a Julien di infornare. Facciamo i grissini con tutti. Vediamo un po'. Così almeno determiniamo il secondo e il terzo, perché effettivamente così è un po' un problema. Quindi in forna i Grissini, poi manca Daniele, che li farà proprio dei Grissini che levatevi proprio. In forna Grissini. Vediamo un po'. Stanno andando sì a fare la spesa, chi manca? Julien, Daniele, Ravanello, Inforna, grissini Ok. Chi non è andato tra loro quattro? Fermi tutti: uno, due, stanno cucinando, tre. Ah no, è quattro. Perfetto, perfetto. Stanno cucinando tutti. Ok. Notare il giudice che si stiracchia, eh, comunque. Vediamo un po'. Eh, ragazzi, questa è una sfida per determinare i migliori, eh. E poi faremo la sfida dei peggiori che sono sette e tra loro ovviamente poi sceglieremo l'ultimo sondaggio che voterete voi eh, per l'eliminato tanto loro guardano l'impasto e lui lo, lo assaggia san Daniele dice mazza che buono divino quasi eccolo lui sta infornando salamino sta infornando attenti su di loro perché qualsiasi passo falso ragazzi potrebbe determinare tante cose c'è gente che ci chiama al telefono la ma chi ti conosce otello cula andiamo al mercato delle pulci no grazie ehm. eccolo salamino sta arrivando salamino è il primo eh, che arriva mi sa che è successo di nuovo come prima, che gli era rubato il piatto. Succede anche con le cose infornate. Salamino può venire qua. Allora, vai qui, Daniele. Non ha voglia di vivere. Riprendi i grissini, ok. È successo di nuovo? No, infatti, adesso Julien. Ma anche prima gli hanno rubati a Julien la torta. Sbaglio? Ma che fa? Ma li rubano tutto? Julien, vai a cucinare, grazie. Tanto Ravanello è arrivato. Cioè ragazzi, è assurdo. Ok. Daniele ha finito. Eccolo che arriva. Questo è di Minosala. Ok. Quindi qua ci va lui. Notare che sempre Daniele è una spanna sopra gli altri. Vai pure qui. E aspettiamo un attimo, poraccio, Giuliele e Cipoll, che ovviamente è ritardatario. Intanto Marica, benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Aspettiamo un attimo, eh. Vediamo un po'. Eh, non li vedo sberluccicare, eh, secondo me. Secondo me non hanno fatto chissà che, eh. Fermi tutti e grazie mille Marica anche per il Prime. Grazie mille davvero ragazzi per il supporto. Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il momento. Ma non mi piace. Mino, che ha fatto? Normale. 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 E eh beh, eh, allora è un problema, signori. Votiamo, esatto. E te pareva assolutamente sì, ragazzi, assolutamente sì. Ciao Lore, allora abbiamo i peggiori della prova che ovviamente adesso si ridurranno fin quando non ci sarà la votazione per il terzo eliminato. Fai una cosa. Lascia solo una porzione di grissini e fai andare via tutti, tranne i vincitori. E li fai chiamare a tavola, i commensali a crescenza. I primi due che si prendono un piatto sono i... Oh, uh, bellissimo! Bellissimo! Aspetta, questo è carino. Eh, ma lo dobbiamo fare in un'altra stanza. Qua, ragazzi. Ok. Anzi, qua. No, qua, dai. Chiamiamo. <ride> aspetta. Aspetta, che ce la dobbiamo, la dobbiamo costruire. Allora, siediti. I giudici si siedono per guardare lo spettacolo. Io ve lo dico. Eccoli. E si Betto va qua. Ok. Poi, facciamo. Con lui un gruppo, altre scelte azioni, forma un gruppo con Daniele, lui, Julien e Ravanello. E vanno qui. Perfetto. Ah no, devi andare qui insieme, aspettate. Vai qui insieme Te, eh, eh, perdonatemi Ok, sì, scusate ragazzi, ho miscliccato. E se però io vado a fare chiama a tavola Se la prendono i giudici, comunque Ma a noi non ci interessa Chiama a tavola Vai qui, aspetta I primi due che si muovono Sembra uno, due, tre stella così Fa piegare sta cosa E' geniale, allora Chiama a tavola. Ah, e faccio prendi una. Ah, sì, anche posso fare prendi una porzione insieme. Vai, ci sto, ci sto. Vai. Ok. Fermi. L'ho visto. Ragazzi, ho visto, sono stati Ravanello e San Daniele a prendere il gioco della sedia. <ride> Sembra il gioco della sedia, perfetto. Ci vuole la moviola? <ride> no, no. E eh, allora, ragazzi, a questo punto... Possiamo determinare i colori. Perché no? Partiamo da Crescenzo e facciamo che... Aspettate che devo, devo lavorare con le cose randomiche. Sta serie ci tocca lavorare. Allora, facciamo che 1 è rosso, 2 è blu e 3 è giallo. Quindi, partiamo da Crescenzo. Alexa, scegli un numero tra 1 e 3 un numero tra 1 e 3. Crescenzo, se non erro, anche stavolta è giallo. Crescenzo è giallo. Mi devo la frittura al me. No, davvero ci sta in realtà, eh. Ci sta in realtà. No, è carina come idea. Così almeno allora determiniamo un po' di cose. A questo punto è rimasto 1 e 2, il secondo che ha sgraffignato tutto, non vorrei dire ma è stato Daniele e poi Ravanello, quindi chiediamo in realtà quale colore sarà San Daniele. Quindi, Alexa, scegli un numero tra 1 e 2. 1 rosso, 2 blu. Alexa, scegli un numero tra 1 e 2. Un numero tra 1 e 2. Daniele Blu. E intanto grazie mille a Zurra per il rinnovo del Prime per 7 mesi. Grazie mille a tutti i ragazzi per il supporto. Il ravanello è rosso. <ride> Vabbè, era scriptato tipo. <ride> Vabbè. Che gli vuoi dire? Cioè, ne sai. Provanello è rosso davvero, signori. Eh sì. Siamo alla terza puntata di Master Sham. Abbiamo determinato i tre migliori della prova e i capi delle brigate della prossima prova in esterna. A questo punto ci sono qua i Power Ranger che dobbiamo effettivamente. Sono bacchette, esatto. Dobbiamo a questo punto: beh. Procedere alla terza eliminazione. Oggi rischiano di andare a casa Mortadelia, Norma La Pasta, Arancina, Ugalattu, Camomilla, Ginoforma e Calamario. Ragazzi, Calamario. Eh sì, eh sì. E a questo punto proviamo a fare la tecnica che, di cui parlavamo prima quindi. Vado a fare show item objects ok. E se io vado qua nella categoria delle cose qui, tipo giusto? Qua nella cucina, ragazzi, stando di fatto formaggi: testing cheats on db.show live edit objects. E BB.show Hide an object. Ok, è in questa categoria, giusto? Che troviamo il tagliere con il cibo. Sbaglio? Vado magari su gioco base. E qua in teoria dovremmo trovare già i piatti da cucinare. Eh, non so dove li troviamo, però. Sapete? Eh sì, nel debug però eh, bisogna capire in quale categoria. Fatemi vedere! Ah. Nel frigo. Nel frigo no, non credo ragazzi. Attività e abilità forse. Eh, vediamo, dobbiamo cercarli. E poi basta far così. Debug del gioco base. Ok, e qua in teoria ad una certa li troviamo. Vediamo un po', eh. Esatto, esatto. Proviamo a far così. Fatemi vedere dove trovarli. Cipolla. Eh, dovrebbe essere qua in questa categoria. Vediamo un po'. Eccoli, tagliere però. Li ho superati. Non sono questi, ragazzi. I taglieri. Ah, ok. Perché me ne dà diversi, eh? Ah, posso mettere queste volendo, e loro continuano. Anche con la padella. Ok, scegliamo allora una pietanza da farli cucinare: qualcosa di carino. Che dite? Siamo d'accordo che è questa, ragazzi. No, in... esatto. Allora facciamo così: mettiamo questa, sentimento. Una padella. E ne mettiamo. Ah, no. Eh. No, ci conviene mettere il tagliere. Sì. E lo mettiamo da loro. Aspettate. Esatto, sperando si possa fare. Quindi vado a prendere l'ultimo. Lo vado a mettere qua. Lo vado a mettere da Arancina. Lo vado a mettere da calamario. Da formaggino. E poi chi manca? Norma. Ed Elia giusto? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 stifari. Allora 1. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, proviamoci ragazzi. Proviamoci. Se io vado a cliccare con un sim qualunque... Eh, si possono ripulire. Eh, no ragazzi. Purtroppo l'idea dei taglieri è buona, ma non si può fare. Ah, peccato. Peccato. E allora vabbè... Lo facciamo in un altro modo, eh? Non è un problema. Non è un problema. Mm, fatemi pensare. A cosa possiamo fare? Qualcosa di randomico che possano cucinare insette. O meglio, tutti uguali. Beh, possiamo fare così. No. Possiamo farla cattiva. Aspettate, ce l'ho, ce l'ho. Ho, Ho un'idea. Questa è cattiva, eh? Brava. C quasi, quasi. Esatto, esatto. Quasi, quasi. No, no, ragazzi, è più facile. No, guardate, guardate. Copia. Ci vorrà un po', eh, qualche minutino, ma neanche qualche minuto, qualche secondo in più, ma secondo me è carina come cosa. Andiamo dalla nostra entrogermana. Mettiamo l'abilità a livello 10 e con lei scegliamo di cucinare ciò che vogliamo dal frigo e lo facciamo per tutti, tini che so. Il problema però è che se loro non hanno l'abilità allo stesso livello, abilità 2, in teoria non la possono fare, giusto? Perché l'idea era quella di prendere appunto dei taglieri con lei, tutti uguali, e metterli... Eh, ma possiamo far così? Ok. Livello 2. Fatemi vedere se loro hanno l'abilità a livello 2. Dovrebbero averla quasi tutti, eh, ragazzi. Non credo sia un grosso problema, eh. Vediamo subito. Livello 3. Ah, livello 1. No, manca lei. Livello 1. Livello 2 per il rotto della cuffia. Formagino. Livello 2. Calamario. Livello 2. Eh, aspettate. Facciamo così. Facciamo così solo per oggi. Sembrava una pubblicità di mastrota. Facciamo così solo per oggi facciamo uh, no in scatolamento no uh, facciamo di nuovo un pasto grandioso possiamo fare per oggi un pasto grandioso fin quando mi sbloccano le cose oppure Possiamo fare i biscotti. Aspettate, questo va via. Devo sistemare, aspettate. Eh. In che senso ragazzi fanno quello che vogliono? O La torta alla frutta, ok, tanto facciamo così. Vai. Balconata per tutti, loro si sono salvati. Quindi loro possono andare in balconata, ragazzi. Eh Eh sì, ormai è arrivato il momento, anche lasagnetta, anche guanciale. Li mandiamo già tutti in balconata perché loro sono tutti salvi. Eh, ma così no, vorrei che cucinassero ragazzi per salvarsi, eh. Voglio cucinare, cioè voglio che cucinino in realtà per salvarsi. Come prima da soli. Perfetto. E allora ragazzi facciamo così. Facciamo quello che abbiamo fatto prima. Ok. Ci sto, ci sto. Facciamo così: modifica i bisogni, soddisfa. Perfetto. Ah, lui, ovviamente, deve stare qua: tra i peggiori 3, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Oddio, no. Ma infatti, Salamino, perché è tra i peggiori? Ma perché è venuto qua? No, lui deve andare qua. <ride> Vai qui. Anche Crescenzo. Eh, ragazzi, perdonatemi, e eh, anche Julien. Ma infatti... Ma che fanno? Ok, e anche lui. Devono andare tutti qua loro. Eh. Molto bene. Sì, anche in realtà possiamo fare anche così, per i bisogni. Solgo il gruppo? Decisamente sì. Assolutamente sì, quindi vado da Crescenzo e vado a fare altre scelte azioni. Scolgo il gruppo? Fatemi vedere se in frigo c'è qualcosa. Niente. E allora via. Mettiamo i sim alle loro postazioni. Anzi, partiamo da lei. Vai. Eh no. Eh beh, così sono bravi tutti. No, amica mia. No, non hai capito. Eh, t'ho sgamata. Furba la ragazza, eh. Capito? Camomilla dice: Sì, ciao a tutti, grazie. Io sono più furba. No, senti, camomilla non ci siamo capiti, vai qua. Ok. E via. Ah no, eh no, fermi. Mo c'è il bidone. Bello, Fermi. Sfida a disagio. Si va al bidone, ragazzi. Quello che raccolgono dal bidone. Quello che vale, quelli i due che valgono meno. Sono quelli a rischio. È la cosa più bella del mondo. <ride> ragazzi, si fa di rifiuti. Io ve lo dico, eh. Vai, parte Camomilla. Ma sono i peggiori. Quindi, ragazzi, già che ci siamo. Perfetto. Ok, facciamo così. Cerca il cibo nei rifiuti. Facciamo così, ragazzi. Gli ultimi quattro, in realtà, in base anche alle vostre votazioni, saranno a rischio eliminazione. Ci sto. Vai, calamario. Immergiti in cerca di pasti. E non lo può fare. Vai qui. Camomilla ha dato. Esatto. Vai, calamario. Preso, e anche il calamario va qua. Non credo ci siano sette pasti però, eh? potrebbe essere un problema. Ok, vai. Così almeno svuotiamo anche il tutto. Preso, lattuga può andare qua. Formaggino, eh ragazzi ci può stare dai, anche per fare qualcosa di diverso signori. Nella cucina di Masterchef. Ah, Julien le cipolle Bravo Julien va qua Pensavo di aver mandato salamino eh, Formaggino, scusatemi Vero Vai qui Che schifo Arancina Vai Sarebbe molto bello Ok, vai qui. Manca norma. Ho mandato guanciale. Oh mio dio. Eh, no, guanciale che fa? Ma infatti, ma che cazzo. Ma scusate. Ok loro quattro sono giusti ah ragazzi perdono mi scriccato i cosi ecco eh, ok vai qua guanciale. ok manca delia perdonatemi ragazzi perdonatemi ragazzi scusate scusate mettiamo delia ok delia va qua arancina ok ecco Vai qui E manca solo Norma Perfetto Vediamo un po' Peperone Vai qui Allora Ragazzi Determiniamo il 4 sim rischio Eliminazione di oggi <ride> Lì ha preso un peperone 3 simoleon 2 simoleon quindi per ora norma e salva arancina 60 simoleon e strasalva arancina mortadelia 3 simoleon e salva per ora il peggiore rimane formaggino Giusto con due. Lattuga. 46 cili di verdure. Cili di verdure. Calamario. 2. Camomilla. 14. Ok. E allora aspettate 14. Abbiamo detto Lattuga 46. Quindi sicuro lei è salva Arancina. Sicuro è salva. Quindi loro tre fanno un passo avanti. Eh ragazzi, mi sa che è uno tra loro due, o uno tra loro due, oppure uno fra loro quattro. Ditemi voi ragazzi È uguale Tanto ne dovete scegliere uno E ci sta che alla fine a Masterchef I peggiori sono due Ha senso Ok Nuovo sondaggio Allora Chi deve Abbandonare La cucina Di Masterchef Mario Cala Vero Gino Forma Quindi chi si salva dei due ovviamente sarà nella squadra con meno membri delle brigate prossima puntata ve lo dico eh Inizia il sondaggio ragazzi Deve abbandonare la cucina di Musterm quindi chi sarà il terzo eliminato dovete votare, 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 votare. Signori, siamo arrivati anche oggi alla decisione finale. Calamario è comunque tanto, tanto simpatico e soprattutto è tanto, tanto iconico, eh, se posso dirla tutta. Quindi. Eh... E anche Formagino, in realtà, è diventato iconico. Ha messo la torta sulla mensola. Dai. Sbaglia dalla prima puntata. Voi dovete tenere conto tutto, ragazzi, nei, nei sondaggi. Eh? Che schifo. Comunque, aspetta. Ti prego, asciuga. Asciugate, giudici, grazie. Perfetto. DJ Steve, vai, asciuga. Ottimo. E eh beh, eh, Germana Entero ci sta che vuole diventare ordinata. E eh, grazie. DJ Steve asciuga anche qua. però, papà, prepariamoci al gran finale. Vai qui. Vai qui. Vai qui. E se ci vuole la doccia, tutti. Cioè, avete ragione. Vai qui. Vai qui, e ovviamente mi scolo sempre il Gaviscon, poraccio. Ci sta che quando esci non te lo porti a giro perché dici, vuoi che mi sento male? Quindi te lo dimentichi Gaviscon, però noi ce lo dimentichiamo spesso. Intanto vado a fare così, poi ovviamente posso anche fare come avete detto voi, disattivo il calo e ciao. Siamo pronti. A questo punto calamario e salamino, eh scusatemi, formaggino vanno qua. Le ragazze si sono salvate per il rotto della cuffia, se posso dirla tutta, quindi possono andare. E anche Norma, ovviamente, e anche Delia si è salvata. Possiamo scegliere tra Gaviscon e DJ Steve, perché nelle scorse due puntate l'hanno fatta entero germana La prima puntata ci sta, però è una questione di cavalleria. Nella seconda l'ha fatta Sir Betto. Quindi sì, possiamo scegliere uno dei due. Assolutamente sì. Ok, tutti i ragazzi sono in balconata, quasi tutti fermi, che magari qualcuno ci ha lasciato. No, perfetto, siamo pronti all'annuncio finale. Quindi chiedo a lui di venire qua e di venire qua mentre lui va così uh. ragazzi Gavis con fai un passo avanti eh? e si sa qua nella cucina di Masterchef bisogna valorizzare anche il cibo spazzatura alcuni di voi l'hanno fatto e si sono salvati per il rotto della cuffia vero, ragazzi lassù? Mentre voi non siete riusciti manco a raccattare cinque simole di roba. Quindi, non solo non avete un futuro come chef, non avete futuro neanche come ladri di bidoni per strada. Quindi, a questo punto, andate nel salottino fin tanto che noi decidiamo e quindi loro vanno qua siamo ancora indecisi sull'eliminato come sempre dovete guardare il canale culinario per ricordarvi che siete delle nullità sempre con i coltelli questo è il momento eliminazione loro vanno qua a guardare il canale culinario per ricordarsi il sogno che hanno appena bruciato quindi sì loro ovviamente fanno questo rito di passaggio, intanto che loro, loro decidono. E ovviamente c'è la frase solita di uno dei quattro che dice, siamo tutti d'accordo? Sì. Entro Germana ride. Entro Germana se la ride. Hanno scelto, hanno deciso. Quindi possono tornare qua i due ragazzi. Perfetto, Calamario. Hai bruciato le cucine. Ti sei imbrattato. Hai anche imbrattato il pavimento. Ed è toccato a noi pulirlo. Ti ricordo perché noi siamo qua che puliamo le vostre boiate. Ma ancora una volta, il tuo piatto, seppur non all'altezza, non merita. L'eliminazione. Vendi Mario. Se anche sei in alto mare, Puoi tornare dai tuoi compagni in balconata. Torri. Formaggino. Sei tu che devi abbandonare la cucina di Mastersham. Lascia pure il grembiule, i fermenti lattici vivi e abbandona per sempre il nostro show e la nostra cucina. Lui va via. Ciao ragazzi, buona fortuna, in realtà li odia, perché in realtà sono tutte frasi fatte per Sky, è loro che applaudono e piangono ovviamente, e non me l'aspettavo, io e lui avevamo un ottimo rapporto cheat, due settimane sono passate, ma chi lo conosce, ma tutto a favore di telecamera. C'è Barbie che si strappa i capelli, c'è Guanciale che si strappa le guance, in realtà tutte le solite manfrine, e ovviamente fin tanto che il nostro formaggino raggiunge la porta... Come sempre, la cornice cambia. Ovviamente arriva qua, il Greenville non ce l'ha, quindi in realtà ovviamente non poggia. Passa dalla porta e ciao a tutti. Notare che quando li eliminiamo cominciano a correre perché dicono finalmente la libertà. Ciao formaggino. È stato bello. È stato bello stare in tua compagnia, ma tu sei il terzo eliminato. Quindi ha chiamato un taxi da Sky e niente. Anche solo per questo, meritavi forse, dalla prima puntata, di essere eliminato. Ciao formaggino. È stato bello. Ma lui non se ne va è andato. Quindi ragazzi sì. Arriviamo alle stanze da letto. Ricordiamoci dove dormiva Formaggino e con chi? Dormiva con Guanciale e Giulielle Cipolli in stanza. E eh beh allora. aggiorna la cornice. Nero. E come abbiamo fatto per il nostro otello. Fatemi rivedere dove stava otello. Eccolo qua. Qua cambiamo il filtro e lo facciamo seppia. Ragazzi, seppia. Mentre nel muro del pianto... Ma che lei, ma cosa? Ma vi giuro che non li ho messi di proposito. Ma che... Ma che fanno? Ma st stanno tutti nella stessa zona? Giuro che non li ho messi di proposito vicino. Vabbè, eh, imposta il filtro. Tutti da un lato, cioè stiamo facendo fuori tutta una parte. E signori, Sham ha già rinunciato a tre figure di spicco. Otello Cula, Gino Forma e Tina Polpet. Ancora è lungo il cammino. E il prossimo cammino sarà Fatto, no, ma davvero. No. Come vincerà giubilava Ma dici: ah, dici che è l'ultimo qua. Può essere, seguendo appunto il nostro cammino e il nostro destino, dobbiamo già fare una roba. Che è questa: blu per San Daniele, giallo per Crescenzo. Perché ragazzi, sì, adesso rivado ovviamente a opzioni di gioco, facciamo totale, sì. Così almeno li facciamo un po' socializzare. Qua non sta vedendo nessuno la TV, perfetto. Dicevo ragazzi, prossima puntata di Masterchef si va di nuovo alle prove esterne e abbiamo già i capi delle brigate: Crescenzo gialla, San Daniele blu. E il nostro Ravanello. Eccolo qua, rosso. Quindi, ragazzi, sì. Intanto vediamo che combinano. I soliti 5 minuti GF. C'è Entero Germana che non vede l'ora. Di. gradisce la forma fisica, Gaviscon. <ride> sì, cioè, in realtà, sì. Anche Entero Germana gradisce la forma fisica, effettivamente. Anche DJ Steve. Cioè, la gradiscono tutti la forma fisica. No, qua l'abbiamo fatta, ragazzi. Eccolo qua. Nel bancone, ragazzi. È fatto. Sì, ragazzi. Ho già detto da molti giorni su Telegram. Quindi vi invito a seguirci anche su Telegram se vi fa. La maratona è fissata al 4. 14 marzo, abbiamo deciso già, eh, da un bel po' di giorni, quindi sì, ragazzi, quindi sì. Vediamo un po' cosa fanno, momento GF, entro Germana, ha pulito tutto. 14 marzo, maggio, marzo, ho detto marzo, eh, ragazzi, scusate, scusate, eh, mi sono commosso. Cioè, in realtà, capito, sto ancora pensando a formaggino, sì, ragazzi. Ci vediamo a marzo Quindi avete tutto il tempo eh? Se volete Mi raccomando Non prendete impegni In questo anno e mezzo Che manca No ragazzi 14 maggio <ride> esatto, L'anno prossimo ormai Eh no certo oh, Assolutamente Ve lo ricordo Domenica prossima Non questa La prossima insomma Eh, lasciate cioè stare, perdonatemi. No, no. Maggio, maggio. Eh, beh. Anche sono emozionato, perché quando li elimino, ragazzi, è... È così, insomma... <ride> sono sempre i nostri beniamini. Vedete, ora il programma è finito, la puntata è finita, quindi, vedete, tutti sono scesi dalla balconata, vediamo un po' cosa fanno. Eh no, questo è cheat Questa ve la spengo, come vi permettete Ok eh, non va bene questo Vabbè Crescenzo, che sei il migliore, ma anche meno, eh? DJ Steve ha trovato grazie guarda roba. Che tenero Nooo Fate... oh. Dea Pia. grazie mille per il follow. Benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Fermi. Dove sta, no, peccato, peccato. Lo sostituiamo. Va bene. Non è. Qua. Io pensavo di. Vabbè, non importa. Tra i miei... No, in realtà no. Mi piacciono tutti, devo essere sincero. Ci sono alcuni che stanno uscendo di più nelle puntate. Mi era venuto in mente di andare con l'attuga nell'armadio, ragazzi. Eh, vabbè, peccato. Ma niente. Ci sono alcuni che stanno spiccando un po' di più rispetto ad altri, è vero, nelle puntate. Però poi ci sta che più avanti si va, meno sono e quindi più ci affezioniamo, eh. Però dai, è una bella squadra. Secondo me è anche una bella varietà di sim. Mi sta piacendo. Ragazzi, la festa della mamma è domenica 8. Dico una boiata. La festa della mamma, ragazzi, è il 7 o l'8. Non può essere il 14. Ma davvero. Ah. Ah. Se non fosse l'otto. E la seconda domenica. Ah, miseria. Eh, vabbè. Ok, ok. Se non fosse l'otto, eccetera. Però, ok, okay. va bene. Ok. Fatemi vedere dopo 5 minuti. Fermi. Che loro si stanno conoscendo. Fatemi vedere se c'è qualche altra zone. Entro Germana, no, e poi l'hanno cambiato. Eh, penso che uh -huh. io sto sempre. Eh, ma io ho il calendario su Internet Explorer, ragazzo. Quindi non si spiega. Fino al 2000, capisci? Parliamo dell'altro giorno di marzo, tipo prima. Non sono passati 23 anni, ma vabbè, camomilla, niente. Niente, beh, Giorgio Unzola, ovviamente ha la tresca con lui. Eh, ma sapete che loro forse si mollano? Era 23 anni fa, dai ragazzi. Um, sapete che forse loro si mollano? È scesa la relazione. Forse perché sanno che stanno sbagliando. Mortadelia con nessuno. Lasagnetta con nessuno. Eh, beh. Ok. Nessuno. Sì, un po' si sta raffreddando, eh, il rapporto con il giudice, ve lo dico. Per ora no, per il resto non abbiamo fatto chissà cosa, anche perché dovremmo lasciarli andare per un bel po' di tempo. Mare anche a livello 3, perché no? Ovviamente Salamino con Giorgio Zola. Ok. Ciao! In realtà, perché non posti su YouTube? In realtà, ragazzi, ho fatto proprio un video oggi, è uscito. Dove ho spiegato che, nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, in realtà, sono usciti pochi video. Perché? Perché, ragazzi, sto, sto lavorando a tantissime cose e alcune le vedrete nei prossimi mesi. Ma soprattutto oggi vi ho detto che mh, stavo lavorando anche al canale live. Quindi questa live e tutte le altre che verranno saranno ricaricate sul nuovo canale live. Ho detto anche, sempre nello stesso video, che a breve ricomincerà la programmazione sul canale principale. Quindi, seppur mi sono preso del tempo per portarmi avanti con altre cose, ripeto, e avevo bisogno di tempo e anche il canale live mi ha richiesto. In realtà, ora si torna anche. Ah, no, figurati, figurati, si torna anche sul primo canale a pubblicare video. Eh, no. <ride> Lorenzo, no. Nel senso che, uno dei grandi progetti, grandi, uno dei progetti che avevo era il canale live, in realtà. L'hanno annunciato un altro, che bello. Eh, Un'altra cosa, che si vedrà in futuro credo vedrà la luce forse giugno forse luglio riguarda sempre il primo canale ve ne parlerò per arrivare a quello però bisogna fare degli step adesso lo guardiamo magari ehm, bisogna fare degli step per arrivare a quel punto lì ma sto già lavorando in merito e poi un altro grande progetto che è grande ed è folle in realtà ho cominciato già da un mese a lavorarci strenuamente perché in realtà sto lavorando tanto e questo progetto anch'esso nella mia testa dovrebbe avviarsi intorno ai primi di giugno. Per fare in modo che questo avvenga oggi è 3 maggio, non marzo, ho circa un mese per vedere di far cose possibili, qualora dovessi riuscire a raggiungere un certo livello di cose che devo fare, allora potrebbe partire, però ci va del tempo, ecco, come vi dico sempre, non voglio avviare cose nuove, progetti nuovi per lasciarle a metà o per fare in modo che appunto si aggiungano alla mole di lavoro che già sto facendo. Per quanto riguarda il seguito di Vado a vivere nel bosco, ci sarà. Finirà. Ora viene nel bosco. E... Ah, ok. Pensavo di avessero aggiornato un altro. No, no, non l'ho ancora visto. Mm... Grazie, Peppe. Uh, no, non vi posso dire cosa sto lavorando. È folle. Quello che sto facendo è folle. Va contro probabilmente anche. Tra virgolette, non dico che va contro i miei interessi, ma um, potrei non farlo. E, però avevo voglia. È una cosa che rimando da tempo, una cosa che volevo fare, È una cosa che capirete a tempo debito. E um, nulla. E quindi in realtà aspettate, aspettate. Ma farò un'altra stagione di Davide Penny? Sì, perché vi è piaciuta tanto. Quindi in realtà. Appena riesco comincerò a scrivere la terza stagione. Ho già in mente come inizierà. Avete presente quando avete un'idea in testa e ci avete un frame di quell'idea? Cioè, in realtà. Io è così: ho più o meno un'idea della trama della terza stagione. Perché nella seconda, se avete visto, ma su The Sims, Maru, certo, ci saranno tantissime cose su The Sims. Come vi ho detto, anche il primo canale vedrà la luce di qualcos'altro in futuro. Vi tocca aspettare per il nuovo progetto. Ricordate, eh, credendo, Vides Lore. Sa già tutto. Sa quanto sto lavorando in questo periodo. Non vi posso dire niente, ma non perché non voglio condividerlo con voi, ma perché, ripeto, non mi sembra il caso di. Dirvi domani inizia questa cosa, poi magari questa cosa non va in porto o non va avanti o si va ad aggiungere alle cose che già devo fare, di conseguenza non ho più tempo, quindi no, voglio avviare le cose quando sarò tranquillo, ve lo dico, ma arriverà tutto, anche perché mi conoscete da anni e sapete che amo fare ciò che faccio e amo fare tante cose. Quindi in realtà è arrivato il momento di fare tante cose. Mettiamola così. Non dico altro. Tempo al tempo. Detto ciò, comunque il primo canale tornerà. Ho già in mente un sacco di cose. Ah, e dicevo, per quanto riguarda Davide Penny, ho in mente una scena, ho in mente la trama, ma ho in mente una scena. Ho proprio in mente una scena, la scena d'apertura. So come inizierà la terza stagione. Ho già in mente la panoramica, la scena. Tutto, vedrete, ho già in mente tanto. E se posso dirla tutta, questa cosa me l'ha data l'ultimo kit. Eh? Buonanotte a chi va, ragazzi! Buonanotte a chi va. L'ultimo kit mi ha dato proprio l'incipit di una cosa che volevo già fare, ma grazie a quei kit sarà resa anche meglio. Secondo me sarà resa anche molto, molto meglio. <ride> Detto ciò, signori, Maru Spielberg, no. Però spero vi sia piaciuto la fine della stagione, ho voluto lasciare un po' di cliffhanger, un po' di cose carine. Ho cercato di adottare una sorta di, uh, come dire, di sceneggiatura, no? Un po' altalenante, un po' da serie tv, con il primo episodio a bomba, poi si calma, poi si arriva al crescendo dell'ultimo. Insomma, ho cercato di creare quella roba lì. Detto ciò, signori, i nostri sim si sono conosciuti. Abbiamo perso un altro membro della classe. Sono contento che vi sia piaciuto. Abbiamo perso un altro membro della classe di MasterShem. E siamo rimasti a 17, ragazzi. Eh? eh, passa il tempo quando ci si diverte, signori. Sono tanti, per carità, sono tantissimi. Ancora 17, ci farà compagnia per un po' questa serie. Approfitto per dirvi, però, prima di lasciarci, che la serie. Povero guanciale. Eccolo qua. Dicevo, approfitto per dirvi che la serie di let's play di Dorotea e Adam, che vi sta piacendo, dobbiamo ancora capire come giostrarla, nel senso che adesso voglio portare Mastersham, vi sta piacendo, eccetera, però voglio alternare anche alla serie di let's play. Quindi in realtà capiremo nel prossimo episodio se fare Mastersham o la serie di let's play. C'è da capire, probabilmente facciamo Mastersham venerdì comunque. Vi aggiornerò, vi aggiornerò. Detto ciò, signori, salvo perché con la MCC va salvato tanto, tanto spesso il gioco. Torno grande perché vi dico che per oggi è tutto. Io come sempre vi ringrazio per il supporto, grazie davvero. Restate sintonizzati perché a breve torneranno i video anche sul primo canale live, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarà tanto da discutere nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi giorni. Detto questo, però, io vi ringrazio, vi saluto, vi do la buonanotte, vi dico. Ciao a tutti!